Si consideri la classe counter che realizza un contatore. Ha due attributi, int, count e start. Quindi è un contatore questo, no? Quindi un oggetto che conta. Ha un costruttore che ha un parametro intero che rappresenta il valore iniziale. Il costruttore inizializza sia count che start al valore passato come parametro. Ha quattro metodi, increment che aggiunge uno count. Reset, che resetta il contatore assegnando a count il valore di start. ToString, che restituisce in forma di stringa il valore di count e start. Value, che restituisce il valore di count. Poi si consideri, quindi qua c'è la parte della sottoclasse, la classe limited counter, sottoclasse di counter. Ha un attributo intero limit, quindi vedete qua aggiungiamo un attributo che nell'esempio precedente non abbiamo preso in esame. Ha un costruttore con due parametri interi che rappresentano rispettivamente il valore iniziale start, che è quello che bisogna quindi specificare perché serve al costruttore della superclasse, e il limite superiore limit. Ridefinisce il metodo increment della superclasse in modo tale che lanci un'eccezione, così mi introduco anche le eccezioni, quando il valore del contatore count eccede il limite fissato, limit. Vabbè, qua lasciamo perdere il diagramma UML, creare le due classi come specificato. Faremo anche poi i commenti di documentazione. Creare la documentazione delle due classi usando JavaDoc, creare un'applicazione per testare il funzionamento delle due classi e esportare il progetto in un file jar e consegnarlo. Vado a creare il progetto e lo chiamo counter, file new, Java Project Counter. Creiamo un package con grande fantasia, lo chiamo counter, e poi la classe counter, quindi new class counter con la C maiuscola, mi raccomando. Questa classe ha due attributi interi denominati count e start. Definite gli attributi. Ci siete? Avete fatto? Allora vediamo. Count e start. Start è naturalmente il valore iniziale del contatore. Count invece è il valore che si aggiorna. Quindi sono due variabili intere, le dichiaro separatamente perché mi piace di più. Private, int, start, potrei anche dichiararle sulla stessa riga, scrivere start, virgola, count, ma non mi piace fare così con gli oggetti. Mi piace che ogni variabile abbia la sua riga. Private, int, count. Ok, valore iniziale, valore che si aggiorna. Bene, salvo e torniamo al testo. Il testo ci dice che questa classe ha un costruttore con un parametro intero che rappresenta il valore iniziale. Qual è il valore iniziale? L'ho appena scritto qua, start. Quindi costruttore che inizializza il valore iniziale. Quindi provate a scriverlo. Quindi public costruttore, il costruttore ha lo stesso nome della classe counter. Siccome deve dare un valore a start, dovrà avere un parametro che è int start. Più semplice di così si muore. E il codice interno, quindi il corpo del metodo, sarà ad is.start assegna start.fr. Attenzione, il costruttore inizializza sia count che start al valore passato come parametro. Quindi devo andare ad aggiungere this.count uguale sempre a start. Poi quattro metodi. Allora, il metodo increment che aggiunge uno a count. Provate a scriverlo. La domanda che ci si deve fare per capire se sono necessari dei parametri è la seguente. Questo metodo, increment, ha all'interno della classe tutto ciò che gli serve per fare quello che c'è scritto? Cioè, ha tutto ciò che serve per aggiungere un account oppure deve avere dei valori che gli arrivano dall'esterno, cioè da un altro programma?
E poi ti dai la risposta, capisci se il parametro ci va o no. Se la risposta è sì a tutto ciò che gli serve, non ci sono parametri. Se la risposta è no, bisogna che qualcuno gli passi dei valori dall'esterno, allora la risposta è sì, ci vuole parametro, uno o più parametri. Public. Allora, inizio a scrivere increment. Allora, non ha bisogno di parametri perché questo metodo va ad aggiungere uno a count. Count sta già dentro la classe, quindi non ci sono parametri. Inoltre, facendo questa operazione, fa qualche elaborazione, restituisce qualche valore a chi chiama questo metodo? Esatto, non restituisce nulla perché va proprio ad agire sulla variabile, modifica il valore della variabile di istanza. Quindi il valore, il tipo restituito è void. Public void increment si limita a fare count più più. E sapete tutti, corrisponde a l'istruzione count uguale count più 1, è semplicemente l'abbreviazione di questa istruzione. Reset. Resetta il contatore assegnando a count il valore di start. Quindi il metodo reset è anche questo, non restituisce nulla, perché va semplicemente, non ha parametri, perché va semplicemente a reimpostare il valore del contatore. Quindi a count assegna il valore iniziale start. Metodo value che restituisce il valore di count. Public. Allora, value ce lo dice già il testo stesso, restituisce il valore di count. Count è un intero, quindi questo metodo restituisce un valore intero. Public int value. Non ha bisogno di parametri perché count sta già dentro alla classe. Quindi l'unica istruzione sarà, è tipo un metodo get, return di count. Poi vabbè, infine c'è il metodo toString, questo lo vado a scrivere perché ormai l'abbiamo visto in tutte le salse. E quindi abbiamo creato la classe. Ora andiamo a fare invece la seconda parte, quella della classe, della sottoclasse. Ora provate voi a creare una classe che si chiama Limited Counter, che è sottoclasse di Counter. Fatelo, poi lo faccio anch'io, dopo. Ok, quindi dello stesso package, ma non obbligatoriamente. Adesso per semplificare un po', creo una seconda classe e la chiamo Limited Counter. Per creare questa sottoclasse, questa classe come sottoclasse di counter, guardate qua, vedete? Posso anche scriverlo poi a mano, ma qui c'è scritto superclass. Vedete che in automatico mi dà object, invece qua vado a specificare che la superclasse, inserisco il nome, counter, eccola qua, counter. Non c'è bisogno di fare così, poi la creo, però vi ho voluto far vedere una funzionalità in più, no? Quindi mi aggiunge già extends counter. Potevo anche scriverlo direttamente. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere questo attributo intero limit. Ho detto che le sottoclassi sono delle estensioni delle superclassi e il termine estensione significa che aggiungono qualcosa. In questo caso la classe limited counter ha un attributo in più, un attributo intero limit. Basta aggiungere un attributo private int limit. Perché questo è un contatore limitato, quando si arriva a questo valore di limit bisogna farlo ripartire da capo. Ora, una questione che può essere un pochino più complicata, vediamo come ve la cavate. C'è un costruttore di questa classe che ha due parametri interi. Uno è il valore iniziale start, quello della superclasse. L'altro è il valore di limit.
Provate a crearlo. Perfetto. Allora, giustamente i parametri passati sono un primo parametro che serve al costruttore della superclasse, perché una superclasse ha bisogno di questo start per poter inizializzare le sue variabili. Poi c'è questa variabile in più limite che invece appartiene solo alla sottoclasse. La prima istruzione, io non so se ve l'ho già detto chiaramente, che la prima istruzione del costruttore di una sottoclasse è sempre la chiamata al costruttore della superclasse, usando super e tra parentesi i parametri che servono al costruttore della superclasse, in questo caso start. E poi ci sono naturalmente le inizializzazioni delle variabili che stanno dentro la sottoclasse, cioè limite. Molto bene, bravo. Perché cosa ho appena detto io? Vediamo se qualcuno ha capito, cioè mi ha seguita. Ho appena detto una cosa. Esatto. La prima cosa da scrivere dentro il costruttore della sottoclasse è la chiamata al costruttore della superclasse. Quindi adesso l'errore non c'è più, vedi? Ora andiamo a vedere cosa ci chiede. Ecco, dobbiamo ridefinire, ecco che quindi troviamo anche la ridefinizione di un metodo della superclasse, perché nella superclasse c'è già il metodo increment, è questo qua. Ora, nella sottoclasse dobbiamo ridefinirlo. Quando si dice ridefinire, significa che la firma del metodo, cioè questa parte qua, deve essere identica, sia nella superclasse, sia nella sottoclasse. Volendo posso anche aggiungere chiocciola override per segnalare che questo metodo incrementa, si incrementa, ridefinisce il metodo increment della superclasse. Ora, ridefinire vuol dire che il suo contenuto, quindi il corpo del metodo, sarà diverso. Non può essere uguale perché non avrebbe senso. Non avrebbe senso perché il metodo increment viene già ereditato da limited counter, quindi è inutile andare a scriverne uno uguale dentro la sottoclasse. Se lo ridefinisco è perché voglio che faccia qualcosa di diverso. Infatti, il metodo increment dentro la sottoclasse fa un'altra cosa, lancia, naturalmente incrementa il contatore, ma lancia un'eccezione quando il valore del contatore, count, eccede il limite fissato, limit. Questo lo facciamo insieme, perché le eccezioni non le abbiamo mai viste. Per adesso facciamo un altro tipo di ragionamento. Supponiamo che quando il contatore eccede il limite, mandiamo un messaggio all'utente. Non si può fare da una classe, però lo facciamo solo per semplificare la cosa. Allora, questo metodo deve incrementare il contatore, ma a differenza del precedente deve anche controllare se abbiamo raggiunto la variabile limit. Suggerimenti, si accettano suggerimenti per cominciare. Concettualmente è giusto. Cioè, se il contatore è minore del limite, allora faccio qualcosa, però questo count lì non va bene, cosa devo scrivere? Non mi lascia accedere al count perché dice the field counter.count is not visible. Certo che non è visibile, è privato. Quindi devo usare il metodo value. Quindi, value. Value mi restituisce il valore del contatore. Quindi se il valore del contatore è minore di questo limite, cosa faccio? Attenzione, con più non lo posso fare perché, che poi è count, ma non lo posso fare perché non posso accedere direttamente. Allora devo andare a cercare dentro la superclasse se c'è un metodo che mi fa questa operazione. Qual è il metodo che mi incrementa il contatore di 1 nella superclasse? Quindi scrivo qua increment.
Perfetto. Altrimenti, per adesso scrivo solo, poi vediamo la gestione degli errori. System.out.println hai superato il limite. Ripeto, è sbagliato questo, cioè nel senso che non si fa mai un'operazione di output dentro un tipo di dato. Però per adesso, per farvi capire alcune cose, userò la system.out.println. Adesso io creo subito un test per questa classe. New, lo chiamo test. Mettiamo il main. Ok. Allora, creo un'istanza della classe Limited counter, lo chiamo LC, uguale new limited counter, e gli passo il valore iniziale 1 e il valore di limite 1. Poi vado a richiamare il metodo increment. Quindi LC punto increment. Eseguo. È superato il limite. Bene, funziona. Adesso faccio invece un'altra cosa. Gli do come limite 2 in modo tale che mi faccia un incremento. Ok, ci siamo? Salvo ed eseguo. Guardate un po' cosa c'è scritto. C'è scritto exception in thread main. Cioè c'è un errore nel main. Si è verificata un'eccezione nel main. E che tipo di eccezione è? java.lang.stack overflow error. Guardate che lo stack è proprio questo, quello che io ho sempre utilizzato, no? Nel fare le varie spiegazioni. Overflow error. Cosa vuol dire overflow? L'overflow è quando una cosa si riempie all'infinito, poi fino a quando proprio la riempie tutta e non ci sta più niente. Da dove scaturisce tutta questa roba qua? Praticamente qua significa che c'è una qualche ripetizione di un'operazione che va avanti all'infinito fino a quando non viene bloccata dal sistema. Basta, dice stop, fine. Voglio vedere se qualcuno per domani sera riesce a scoprire qual è il problema. Quando il compilatore arriva qua, siccome siamo all'interno della classe Limited Count, va a cercare il metodo increment nella classe Limited Counter. Invece noi qua volevamo che il metodo da eseguire fosse quello della classe counter, cioè quello che fa l'incremento, giusto? Invece cosa succede? Succede che il compilatore e poi anche l'esecutore, quindi, vede increment. E qual è increment? Quello che si trova più vicino, cioè nella classe stessa. C'è? Certo che c'è. Quindi questo è un metodo che richiama se stesso all'infinito. Perché richiama increment, il quale a sua volta richiama increment, il quale a sua volta richiama increment, e così all'infinito, fino a quando non veniamo stoppati. Come si fa allora a specificare che noi non vogliamo eseguire qui il metodo increment, questo qua, ma vogliamo chiamare quello della superclasse? Anche qui si usa super, ma lo si usa in maniera diversa dal costruttore. Invece di usarlo come se si trattasse di un metodo che quindi ha un parametro, qua scriviamo proprio super.increment. Quando un metodo richiama a se stesso si chiama ricorsione. E quindi a questo punto, se io lo utilizzo così, intanto vi faccio vedere che non darà più errore, vedete, termina, però non avendo prodotto nulla in output, adesso anche qua scrivo in output qualcosa anche se non ha senso, poi lo toglieremo, solo per farvi capire che potevo usare anche il toString, anzi uso il toString, system.out.println, vado a stampare l'oggetto che this,
Quindi dopo aver fatto l'incremento, vedete che adesso il count vale 2. E allora se all'interno di un metodo ridefinito, tipo increment, voglio richiamare il metodo della superclasse che sto ridefinendo, devo usare superpunto. Fine. Mi fermo qui per stasera.